Siamo stati la prima università tecnica fondata in Italia da Quintino Sella, che è alle mie spalle, nel 1859. Fin dall'inizio gli ingegneri civili delle strutture e delle infrastrutture sono stati presenti nel nostro Ateneo con forti competenze. Molti dei nostri professori hanno progettato il nostro paese in tante sue componenti. Oggi è imperativo riuscire a manutenere e tenere in vita queste infrastrutture con competenze. Sono felice di ospitare il convegno ANIDIS dell'Associazione Nazionale sulla sismica e l'impatto sulle infrastrutture. Un piccolo problema che ho segnalato nell'apertura del convegno è che abbiamo poche vocazioni di studenti a iscriversi nelle discipline dell'ingegneria civile, geotecnica, edile. E a questo stiamo rispondendo con una campagna di comunicazione molto forte e anche con nuovi corsi di laurea in lingua inglese per attrarre anche dal resto del mondo nuove vocazioni. Questo sarà molto importante, il nostro paese ha bisogno di costruire sì, ma soprattutto di manutenere tanti beni architettonici e infrastrutturali che cominciano a segnare il loro degrado. E per questo convegni come quello che parte oggi sono molto importanti.